qualunque costo. A 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 qualunque costo. Noi siamo Nidus. E eccoci qua, io sono Nidu e bentornati su Nidu Channel. Finalmente questa saga decennale ha trovato la giusta conclusione. L'ha trovata con Avengers Endgame. Ma prima di spiegarvi il perché secondo me, da fan della Marvel, questo film è la degna conclusione di questa saga, vi spiego brevemente la trama e qualche punto forte. Ambientato in seguito agli eventi di Infinity War, gli Avengers sono disposti a tutto pur di fermare Thanos e risistemare le cose. A qualunque costo. E questo è il primo punto forte di Endgame, la trama. Una trama che, nonostante il grosso rischio di buchi di trama, perché sapete, quando si parla di viaggio nel tempo, qualche buco di trama lo fai comunque, è semplice e lineare. Sono riusciti a contenere i danni provocati da una trama del genere e sono riusciti a creare una roba normale, tranquilla, senza troppi scervellamenti. Una trama godibile dall'inizio alla fine, anche se secondo me c'è qualche piccolo momento morto ogni tanto, ma nel complesso una bella trama. Altro punto forte è il fatto che sono riusciti a valorizzare quasi ogni personaggio. Dico quasi perché su alcuni personaggi, che non dico quali, mi sarei aspettato un po' di più, ma di base la buona parte dei personaggi è stata valorizzata nel modo giusto. Altro punto forte sono i combattimenti, perché sono stati spettacolari. Tutti, dal primo all'ultimo, sono stati dei combattenti spettacolari che hanno trasmesso le giuste emozioni. Siamo a dei livelli di spettacolarità che superano, a mio parere, quelli di Infinity War. E ora l'ultimo punto, e vi parlerò da fan della Marvel, perché vi parlerò da ragazzo che è cresciuto con questi film. Questo film ha trasmesso emozioni a tutto andare. È stato sia divertente, che ansioso, che dinamico, che qualsiasi altra cosa. È riuscito a trasmettere un sacco di emozioni. E io, nonostante quasi 20 anni di vita, ero lì, sulla poltrona, a urlare come un bambino allo schermo, tipo, oh mio Dio! Quindi, per dire quante emozioni ha trasmesso questo film. Perché 10 anni di Marvel sono duri da concludere, ma ce l'hanno fatta, l'hanno conclusa finalmente nel modo giusto. Non posso fare spoiler, perché non mi piacciono, cioè non posso dirvi cosa è successo, ma fidatevi che se andrete al cinema non potrete far altro che applaudire per un quarto d'ora, perché finalmente questa enorme avventura ha trovato una conclusione. In conclusione, Avengers Endgame è il giusto finale per questa enorme saga. Può essere sia divertente che dinamico. I personaggi sono stati valorizzati a grandi linee tutti quanti e nel complesso la trama è lineare e molto dinamica. E voi che cosa ne pensate? Avete visto Avengers Endgame? Scrivetelo qua sotto nei commenti, lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. E detto questo, con un bamf, vi saluto.